Salve a tutti e ben ritrovati il weekend. Sulla nostra regione vedrà nuova instabilità con l'arrivo di maltempo e temporali, tutto a causa di un vortice freddo che irromperà sulla nostra penisola partendo dalle regioni del nord, del nord-est in particolar modo, poi scivolerà lungo l'Italia raggiungendo la Puglia già nel corso di questa sera. Temperature che rimarranno ancora in un contesto piuttosto fresco con ventilazione dapprima dai quadranti settentrionali, poi da quelli meridionali, ma vediamo tutto nel dettaglio con l'aiuto della grafica, quello che accadrà in Puglia tra oggi e domenica. Partiamo infatti dalla giornata di oggi, che vedrà tra mattina e pomeriggio ancora alternanza di nubi e schiarite, ma con un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche nel corso delle ore serali e notturne. Arriverà infatti il vortice freddo che porterà piogge e anche occasionali rovesci o temporali, principalmente sul Foggiano e sul Barese, mentre sul resto della regione avremo alternanza di nubi e schiarite, ma con bassa possibilità di piogge. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali e temperature in flessione a partire dalle ore serali su tutto il territorio regionale. Ma andiamo alla giornata di domani, che vedrà il clou di questa ondata di maltempo, piogge e temporali che infatti colpiranno per gran parte della giornata fino alle ore serali tutto il territorio pugliese, con temperature in netta flessione sia nei valori minimi ma soprattutto in quelli massimi, che addirittura faranno difficoltà a superare i 20 gradi sul Foggiano, intorno ai 20 gradi sul resto del territorio pugliese. Ventilazione moderata con raffiche localmente intense nel pomeriggio dei quadranti meridionali. Ma chiudiamo infine questo weekend con domenica 31 maggio, ultimo giorno di primavera meteorologica, prima dell'estate meteorologica, con alternanza di nubi e schiarite durante le ore mattutine con qualche occasionale piovasco sul Salento, ma nel pomeriggio si rinnovano le condizioni di instabilità con temporali che colpiranno principalmente le zone interne, quindi sub-Appennino Dauno, parte del Tavoliere, altopiano delle Murge e poi fenomeni temporaleschi in sviluppo anche sull'arco ionico, con coinvolgimento quindi sia del Tarantino, del Brindisino interno e del Leccese, in particolar modo quello occidentale. Temperature che nella giornata di domenica saranno ancora al di sotto delle medie stagionali, seppur segneranno un lieve aumento nei valori massimi. Non perdete gli aggiornamenti per il 2 giugno, festa della Repubblica, perché avremo ancora qualche disturbo temporalesco. Quindi vi aspetto lunedì per le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon weekend!